Allora, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ho deciso di portare avanti la rubrica sulle professioni dei matematici e oggi sono molto felice di avere con noi come ospite Filippo, che ho conosciuto a gennaio quando ho organizzato una scuola invernale a Gailo. Probabilmente l'ho pronunciato male, ma magari mi puoi correggere. E su teoria dei grafi e dintorni, insomma. E quindi, siccome so che lui ricopre un ruolo professionale abbastanza interessante anche per molti rispetto alle domande che ho ricevuto e anche a me interessa, ho deciso di invitarlo e lui ha accettato, quindi sono molto contento. Quindi intanto grazie e se vuoi presentarti un attimo, dire due parole sul tuo background per quanto riguarda appunto la preparazione matematica, che percorso hai fatto a livello universitario, hai carta bianca, insomma. Certo. Innanzitutto grazie Davide per avermi invitato. Sembra un'ottima iniziativa quella di avere un canale dove si discutono questi argomenti, dove anche altri possono vedere un po' cosa succede nel mondo dopo l'università. La scuola era a Iailo, però Iailo. va benissimo L'ho pronunciato anche Gailo, male. non c'è problema. Sì, dunque io nasco come matematico, se vogliamo dirla tutta dall'inizio, io ho fatto 2 anni di ingegnere aerospaziale al Politecnico a Milano. Però durante questi 2 anni ho scoperto che non ero poi particolarmente interessato a quella direzione e mi sono preso qualche mesetto per pensare a cosa volessi veramente fare e così pensando anche dall'esperienza di questi 2 anni in ingegneria, ho visto che le materie che mi avevano interessato di più erano i due corsi di analisi che avevo fatto. E allora da lì ho detto, ma matematica magari potrebbe anche essere un'idea. Poi mi sono spulciato anche tutto il resto dell'offerta formativa che c'è in Italia, che è enorme. E alla fine ero rimasto con in mano matematica e fisica, praticamente, anche perché poi sono, diciamo, argomenti che a me piacciono. A quel punto ho chiesto anche un po' di pareri in giro, perché ovviamente, perché no? È bello anche informarsi su cosa pensano gli altri. E penso che tutti, letteralmente tutti i miei amici, tutti i miei parenti, i professori delle superiori che avevo contattato, tutti mi hanno detto: secondo me è meglio che fai fisica perché è più applicabile, è più reale, più concreta. E quindi poi ho fatto matematica. Hai chiesto, poi hai scelto tu, giusto così. Ma sì, ma anche perché, sai, quando tu chiedi, in realtà il chiedere non è solamente un modo per informarsi cosa pensano gli altri, ma anche un modo per far salire proprio la tua risposta interiore, no? E quelle, le motivazioni che loro portavano erano francamente molto, molto valide. Cioè, sì, la fisica è più concreta della matematica, è più applicabile al mondo reale, se vuoi. Tutte queste cose qui sono tutte cose verissime. Però ogni volta che loro le dicevano, io rispondevo sempre: eh sì, però, ma la matematica è così interessante, così. E quindi, cioè, in questo modo ti scopri anche un po' più te stesso, no? Scopri un po' più quello che Capisci qual è la vera veramente. risposta che c'è, che vuoi Esatto. ti confermassero, insomma, nel Esatto. Non era solo per fare il bastian contrario, che comunque mi piace fare, tuo. ma era anche proprio per. L'ho proprio usato in questo modo. E quindi ho iniziato matematica alla Statale di Milano, che a mio avviso è stata un'università fantastica. Ho avuto la fortuna di avere dei docenti che erano preparatissimi, molto molto bravi. Mi sono trovato veramente molto bene alla statale e è un'università che consiglierei a tutti. Ora, io ho finito il mio curriculum alla statale molti anni fa, una dozzina di anni fa. Quindi ovviamente magari le cose sono cambiate, ma quando ci sono andato io mi sono trovato veramente splendidamente. E niente, durante la triennale in matematica alla statale ho iniziato a, ovviamente facendo tutti i corsi, ad avere una visione più ampia di quello che è la matematica, non solo in termini di corsi di analisi, ma anche corsi di statistica, corsi di fisica matematica, e corsi di matematica numerica, anche
analisi numerica, che è stata poi la cosa in cui mi sono specializzato durante la triennale. Un po' perché mi è sempre piaciuto programmare, e un po' perché mi piace anche la visualizzazione, delle cose, e quindi ovviamente analisi numerica era la cosa Ci più rivedo molto in questa cosa. naturale. Esatto. Anche se devo dire che l'esame che mi ha fatto diventare un matematico è stato l'esame di Algebra 1, che è un esame che secondo me dovrebbe essere obbligatorio in qualsiasi corso di studio, anche in un corso di studio di storia, dovresti fare Algebra 1. Algebra 1 cos'è? Perché? Algebra lineare? No. No, no, algebra sono le prime strutture tipo gruppi, semigruppi fino agli anelli. Sì. Cos'è un campo, queste cose qui. Ed è il primo momento dove uno veramente si incontra, non si scontra, ma incontra la bellezza del linguaggio astratto matematico. Secondo me è un corso splendido che è veramente, vedi la matematica quasi come un'opera d'arte in quel momento, almeno come mi sono sentito io, ovviamente. Probabilmente alcuni dei tuoi ascoltatori pensano che sono pazzo, però è veramente fantastico vedere come queste cose generalizzano, queste strutture che tu studi in Algebra 1 generalizzano cose che per noi sono molto comuni, tipo i numeri naturali, però tu puoi parlare di gruppi con degli elementi che sì, possono essere dei numeri, ma non necessariamente. Puoi definire delle operazioni, tipo la moltiplicazione tra due elementi di un gruppo che... O la somma, se sei in un anello che necessariamente non devono essere per forza solo su numeri, ma funziona in maniera molto più astratta, molto più generale, ed è una cosa bellissima che ti apre la mente su un sacco di modi di vedere lo stesso problema. Quindi quello è un corso che a me è piaciuto tantissimo. Poi mi sono specializzato in numerica per le ragioni che ho detto prima. Quindi anche la tesi triennale hai fatto in analisi numerica. Esatto, la tesi triennale l'ho fatta in un ambito che a quel tempo era estremamente in divenire, era estremamente nuovo, si chiamava analisi isogeometrica, che è un'estensione del metodo degli elementi finiti, dove alle solite basi che si usano negli elementi finiti con sai, le funzioni di base triangolari, eccetera. Si sostituiscono invece delle spline, delle funzioni spline, che quindi ti dà un potere descrittivo molto più ampio, ti permette anche di generare la mesh in maniera diversa, con lati positivi e lati negativi, ma era un argomento, era uscito il primo vero libro sull'argomento, penso, l'anno prima che io facessi la tesi, e quindi era estremamente nuovo e la mia tesi triennale è stata su quello, praticamente studiarmi il libro. E fare un paio di esempi di fatto, È e un classico desiderio. tradurre il libro dall'inglese all'italiano, in un certo senso. Però comunque tesi di ricerca in quel senso, molto, molto allo stato dell'arte. È stata una bella sfida, è stata qualcosa che mi è piaciuto molto. Poi da lì ho deciso di fare la specialistica all'estero. Quello che ho fatto io semplicemente è stato prendere la lista delle 50 migliori università in Europa e da lì andare a vedere un po' quali erano alcune università che mi potevano interessare, non solo in termini di nazione di per sé, ma anche ovviamente di curriculum. Alla fine, tra tutto, ho mandato richiesta all'ETH a Zurigo e all'NTNU a Trondheim. Sono stato accettato in entrambi i posti e poi lì ho semplicemente deciso. La Svizzera era molto vicina all'Italia, con una cultura molto simile, quindi nonostante l'ETH a Zurigo, diciamo su carta, ha una posizione estremamente prestigiosa a livello mondiale, in realtà mi piaceva di più la sfida di venire poi in Norvegia, di vedere qualcosa che non avevo mai visto. Anche una cultura molto diversa da quella che è la cultura italiana, una natura molto diversa, e quindi mi piaceva di più quella come sfida, e quindi alla fine sono venuto qua in Norvegia. La specialistica è diventata un dottorato, il dottorato è diventato un lavoro, il lavoro è diventato una casa qui, e quindi sono ancora qua
12 anni Chiaro. dopo che sono arrivato in Norvegia. Curiosità, perché io la mia opinione sull'università NTNU è molto positiva, ma vorrei sapere anche dal lato tuo se pensi che sia come sistema di gestione degli esami qui in Norvegia o dei corsi, insomma, tanto distante o abbastanza vicina a quella che hai trovato a Milano, insomma. No, cioè rispetto a Milano è come il giorno e la notte, Ok. sono completamente diverse. L'università italiana in generale, e ovviamente io parlo anche per la mia esperienza a Milano, ha un livello completamente diverso da quella norvegese in genere. In primo luogo, l'università italiana è molto, molto più difficile. Io amo l'NTNU, mi sono trovato benissimo lì. Ma se devo essere sincero, era come essere in vacanza rispetto all'Università Quindi a Milano. livello di materiale coperto o di facilità in cui prendi i voti un po' più alti o... In un certo senso, entrambe le cose, perché gli esami all'NTNU sono 7 crediti e mezzo, mentre quelli che avevo all'Università Milano erano 6. Quindi già lì vedi che il curriculum di per sé per completare il percorso di studio richiede più esami in Italia che in Norvegia. Questo è un dato di fatto. Ma anche proprio il contenuto di un corso stesso, in Norvegia è molto più snello. Nonostante i crediti siano di più, e quindi tecnicamente uno dovrebbe avere più materiale, notavo che il numero di pagine che io scrivevo come note durante un corso all'NTNU si aggirava tra le 60 e le 80, diciamo, pagine scritte a mano, mentre in un corso in Italia ero sempre, sempre 110, 120, 130 pagine. Quindi molto più contenuto in Italia a fronte comunque di meno crediti. E anche il modo in cui l'esame viene fatto, in Norvegia un esame dura 4 ore, Scrittore è lungo, e c'è sì. solamente l'esame scritto. Mentre in Italia un esame in matematica era un'ora e mezza, un'ora e mezza se eri fortunato, ma era raro avere un'ora e mezza, avevi un'ora. E in termini di domande nell'esame sono praticamente le stesse, come quantità. Però quelle in Italia sono anche più difficili e c'è un quarto del tempo, quindi l'esame di per sé è molto molto più duro in Italia rispetto a quello che si fa in Norvegia. E oltretutto, questo non so se vale solo per l'NTNU, perché è l'unica università che ho frequentato in Norvegia. L'esame era solamente scritto, mentre all'Università di Milano c'è sia lo scritto che l'orale, dove allo scritto si fanno gli esercizi, mentre all'orale si fanno le dimostrazioni. Però Dimostrazione è qualcosa che. quello forse è anche la distinzione tra triennale e magistrale, perché io ho fatto entrambe in Italia, insomma, nella stessa Sì. università. E triennale, sono d'accordo, avevo anch'io tanti scritti orali, il magistrale spesso era o uno o l'altro, spesso Sì, si andava questo può sull'orale. essere. Spesso si Questo andava può essere. sull'orale. Che cosa che qua, a cui qua non sono abituati è l'orale, No, quello esatto. scritto, quello è vero. Ma questo io lo vedo corrispondere dal fatto che anche l'NTNU è un'università tecnica. La Norvegia in generale è una nazione tecnicamente molto avanzata, quindi produce il sistema universitario qui produce molta conoscenza da un punto di vista tecnico e quindi anche l'esame è incentrato su, ok, risolvimi il problema, non tanto dimostrami il teorema, fammi vedere la teoria della questione. Che capisco anche da un punto di vista matematico, però insomma, il confronto è questo. Tant'è vero che quando io sono arrivato dopo la triennale, quando sono arrivato e ho guardato il curriculum che era per il piano di studio in matematica per la magistrale qui. Io ho guardato e ho notato che praticamente tutti gli esami che erano inclusi nel piano di studio magistrale io li avevo già fatti nella mia triennale. Difatti poi sono dovuto andare dal rettore del Dipartimento di Matematica, gli ho detto cosa facciamo? E lui ha guardato il mio piano di studio, gli ho spiegato cos'erano i vari esami e mi ricordo che lui mi ha detto non abbiamo mai visto un curriculum di questo tipo qui. E quindi a un certo punto mi fa, vabbè, scegliti gli esami che vuoi fare. Il dottorato, magari, perché quelli ci sono, no?
Sì, esatto. Io durante la mia specialistica ho fatto qualche esame che era del dottorato, proprio per riempire il curriculum. Quindi in questo senso c'è una grossa differenza. Senza stare a dire qual è il migliore o il peggiore, Chiaro. non è, non sto, Sì. però ci sono delle differenze. Ok, e qui il sistema è un po' diverso anche per come gestite la tesi magistrale, no? È un po' più lungo il periodo magari in cui uno sta a lavorare la tesi. Riesci a dirci in breve, insomma, in maniera accessibile cosa di cosa ti sei occupato nella tesi magistrale? La mia tesi magistrale è praticamente stato un prolungamento di quello che avevo già iniziato alla specialistica, scusami, alla triennale. Quindi sempre sullo stesso argomento, analisi isogeometrica, applicata a dei problemi più difficili, di fatto. A un'equazione a cui ancora non era stata applicata direttamente, che era l'equazione di elastodinamica, credo, se mi ricordo bene. Anche ci sono diversi modi di costruire queste funzioni spline che formano la base, dello spazio numerico in cui si va a risolvere l'equazione differenziale, e quindi ho anche confrontato due modi diversi di costruire queste funzioni spline, che non sono equivalenti, considerando anche i metodi di raffinamento della mesh o raffinamento del grado polinomiale della spline. Questo molto, molto succintamente. Poi questo ha portato anche a una prima conferenza a cui sono andato già durante la magistrale, a cui ho presentato un poster di questo lavoro che stavo facendo, e poi una pubblicazione che abbiamo fatto subito dopo la tesi magistrale. Interessante. Non lo sapevo, però me l'hai anticipato, insomma, che dopo hai fatto un dottorato, insomma. E dottorato, siccome so dove lavori adesso, l'hai fatto in università, com'è andata, insomma. È andata che mi hanno proposto, uno dei docenti del dipartimento aveva una posizione di dottorato aperta e mi ha contattato lui e mi ha proposto la posizione. Io ho accettato, nonostante non fosse il mio relatore di tesi magistrale e non fosse neanche, se vogliamo dirla così, strettamente nel mio campo, perché non era una posizione di dottorato in numerica. Ma era una posizione di dottorato in analisi pura, pura e semplice. Io però ho accettato perché sono il tipo di persona a cui piace provare cose nuove, imparare cose nuove, e quindi ho detto perché no? Ho accettato questa posizione in analisi equazionale delle derivate parziali. Lui lavorava in particolare su equazioni che descrivono onde in fluidi incompressibili, tipo l'equazione di Whitam, che è quella su cui ho fatto la tesi, l'ho trovato io, ma anche l'equazione di Eulero, l'equazione di Cordevrè, che di V, questo tipo di equazione. Poi a quella conferenza a cui menzionavo prima, da cui sono andato durante la mia magistrale, dove ho presentato il poster, ho anche avuto il piacere di conoscere un altro docente dell'Università di Pavia, Giancarlo Sangalli, mentre il mio docente a Trondheim, il mio relatore di dottorato a Trondheim era Mats Enström. E parlando con Giancarlo abbiamo detto: ah, però è interessante che tu hai già fatto analisi isogeometrica, che è un campo in cui lavora Giancarlo, adesso hai iniziato il dottorato in questa equazione di Whitam, equazione di fluidi incompressibili, eccetera. Magari possiamo unire le due cose, ne abbiamo parlato un pochettino, e da lì è scaturita una collaborazione tra NTNU e l'Università di Pavia, dove io ho praticamente fatto un dottorato doppio, facendo ricerca in due campi della matematica diversi ma affini, quello di analisi teorica e quello di analisi numerica, la parte di analisi teorica con l'NTNU e la parte di analisi numerica con l'Università di Pavia, in modo da anche riconciliare un po' con il mio passato numerico, e così facendo ho ottenuto un doppio dottorato. Interessante, sì. E quindi perché i sistemi italiano e norvegese sono un po' diversi, no? Come dottorato e quant'altro, però li ha fatti Sì. probabilmente un po' combaciare. Non ci sono grosse differenze, però per dire hai 4 anni No. qui.
un po' diverso, insomma. Sì, forse non combaciano solamente in termini di anni, Ok. perché almeno non lo so esattamente perché la parte più amministrativa del dottorato in Italia non l'ho vissuta molto. Io ero comunque posizionato qui in Norvegia durante il dottorato, ho fatto un semestre di scambio in Italia, ma la parte amministrativa era sull'NTNU. Sì. In Norvegia funziona che il dottorato sono 3 anni, ti danno anche eventualmente, se incluso nell'offerta, la possibilità di farlo in realtà in 4 anni, avendo però un carico didattico, dove devi insegnare o devi fare delle lezioni, quindi diciamo 3 anni solamente ricerca o 4, includendo il carico didattico. Io avevo l'offerta con 4 anni, che a me è piaciuta molto perché mi sono trovato molto bene a insegnare, mi è piaciuta molto l'esperienza, quindi è qualcosa che consiglio a chiunque. E questo comunque ha anche allineato le cose con Pavia, tutto è andato bene per me. C'erano da fare 4 esami durante il dottorato, che penso sia una richiesta anche per Pavia, Sì. non c'è stata No, molta è differenza. abbastanza standard, esatto. Più magari la durata e qualche piccolo tecnicismo, ma anch'io so poco in Italia, quindi no, Sì. sono... Quindi hai fatto il dottorato, 4 anni in 2 università, e poi come ti sei posto al futuro? E Perché non è poi, facile, no, no? Il dottorato no. può sembrare come quasi il proseguimento naturale, tra virgolette, non facile, ma naturale degli studi universitari, no? No, Però certo. uno ha mille opzioni. Sì, certo. Io credo che il dottorato, sì, cioè è un proseguimento naturale per chi ha intenzione di fare un dottorato, Chiaro. però non è qualcosa che penso chiunque debba fare o possa No, fare o però consiglierei di magari fare. ti trovi che ti piace studiare matematica, dici, beh, proviamo a studiarla per qualche anno in più. No? Non è così, non è così, Sì, però. qual era la domanda adesso? Scusami, mi sono un attimo Quindi, una perso. volta che hai finito, ti era chiaro cosa fare Ah, sì, no. dopo? Una volta che ho finito, ho iniziato a cercare un postdoc. Una posizione post-dottorato. In realtà non ho speso tantissimo tempo a pensare esattamente cosa volessi fare dopo il dottorato. In primo luogo perché ci vuole veramente tanto tempo a trovare una posizione. Io ho iniziato a fare domanda per un postdoc, penso un anno prima di consegnare la tesi di dottorato. E se non era un anno, era 9 mesi al minimo. E questo è qualcosa che io consiglio a chiunque iniziate un anno prima della fine del dottorato a cercare qualcosa, perché ci vuole veramente tantissimo tempo. Ho mandato un sacco di domande a posizioni di dottorato che erano aperte, ho anche contattato molti professori direttamente chiedendo se erano interessati o magari se avevano una posizione o la possibilità di avere una posizione di postdoc. Mi sa che ho detto dottorato prima, intendevo postdoc. Con diversi livelli di successo. È veramente normalissimo non ricevere nessuna risposta. Se uno immagina, la questione accademica è veramente un imbuto, no? Nel senso, cioè, ci sono un sacco di persone che prendono la triennale, sono un po' meno persone che prendono la specialistica, ma comunque tanti. Ci sono sicuramente molte meno persone che fanno il dottorato, e poi da lì la cosa si stringe quasi Sì, dopo è sia asintoticamente. fortuna che coincidenze che voglia di mandare tante Esatto, sì. sì, quindi lì è un lavoro ed è il motivo per cui dico bisogna iniziare 9 mesi, un anno prima della fine, in ogni caso. E alla fine della fiera ho avuto un'offerta per una posizione di postdoc all'Università di Vienna, in un gruppo che faceva cose molto simili a quelle in cui ho fatto il dottorato, ovviamente, quindi comunque fluidi incompressibili. Ma allo stesso tempo avevo anche ricevuto la notizia che era aperta una posizione in Sintef nel gruppo di intelligenza artificiale, che era un gruppo che era appena stato fondato, c'erano solamente 2 persone nel gruppo a quel punto e stavano reclutando, avevano delle posizioni aperte. Riesci a dire in 2 parole che cos'è Sintef? Sì, Sintef è una delle più grandi aziende di ricerca indipendenti d'Europa.
fa ricerca in praticamente qualsiasi campo applicato della scienza, industriale principalmente, e abbiamo 2200 dipendenti più o meno. E sì, ci sono divisa in gruppi, in dipartimenti, ma poi anche in gruppi che fanno ricerca su praticamente qualsiasi cosa, dagli oleodotti che sono sul fondo dell'oceano a alcuni microchip e componenti che sono ad oggi in orbita sulla Stazione Spaziale Internazionale. È tutto quello che c'è in mezzo, praticamente. E avevo ricevuto appunto la notizia che era aperta questa posizione nel gruppo di intelligenza artificiale e ho detto: perché no? Sto già applicando per un sacco di altre posizioni, il curriculum ce l'ho già pulito, pronto, devo solo scrivere la lettera di motivazione, diciamo, che mandi. Ho detto: perché no? Lo sto già Sistema facendo. norvegese lo conoscevi comunque Me qui. mezz'ora più, mezz'ora meno, dico, cosa mi cambia? Allora l'ho mandato. E mi hanno preso per fare il primo colloquio e poi mi hanno offerto la posizione. Da quel punto io avevo due posizioni sul tavolo, il postdoc a Vienna e questa qui in Sintef, in Norvegia. E ovviamente mi viene da dire ho scelto questa, perché da una parte stiamo parlando di una posizione da 3 anni, e qui stiamo parlando di una posizione permanente. Il compenso che avrei ricevuto ovviamente era anche diverso, non che fosse la principale motivazione, però ovviamente Aiuta. sì, le bollette non le pago con il mio sorriso, purtroppo, Sì, non ancora. non ancora, non sono ancora così simpatico. E poi anche il fatto che ovviamente non dovessi neanche spostarmi e andare a Vienna, ero già in Norvegia, con già tutto in un certo senso stabilito qua, quindi era molto più facile. Quindi non c'era, a parte, diciamo, la volontà di proseguire in un percorso puramente accademico, non c'era nessun'altra grossa motivazione per andare a Vienna. E anche il fatto di proseguire in un percorso puramente accademico dopo 4 anni di dottorato, in cui mi sono trovato bene, per carità, lo rifarei subito. Però vedendo anche come funziona il sistema accademico dopo così tanto tempo in università, triennale, magistrale, dottorato, avevo voglia di provare qualcosa di un po' diverso, di nuovo tornando al fatto che a me piace imparare cose nuove, avevo voglia di provare qualcosa che non era strettamente una questione di ricerca accademica, ma avesse anche delle applicazioni più nel mondo reale, nel mondo un po' più industriale, senza comunque perdere completamente la radice di ricerca, che è quello che Sintef fa. Sintef si posiziona un po' a metà tra l'accademia e l'industria pura. E quindi questa cosa qui in sintesi mi aveva molto interessato, ovviamente, ultimo ma non ultimo, il fatto che fosse una posizione di intelligenza artificiale, che era qualcosa che esattamente in quell'anno stava iniziando a esplodere nel mondo, e ho detto: perché no? Mi piace imparare qualcosa di nuovo, e così è stato, insomma. Sì, no, interessante. Sì, Sintef attrae molte persone qui in Norvegia, da quello che so. Non è l'unico centro di ricerca o insieme al centro di ricerca, però comunque conosco veramente tanta gente che dopo il dottorato o anche dopo la magistrale è andata a lavorare lì, insomma. Anche se non sbaglio, è offerta anche la possibilità di fare un dottorato in combinazione, insomma, con l'università, no? Sì, esatto. Nel mio gruppo abbiamo 2 persone, 3 persone che stanno prendendo il dottorato adesso Una è qua. all'interno del gruppo. Sì. Una è lì, esatto, la conosci. Sì, si tratta di trovare un progetto che ha una posizione, che ha dei finanziamenti specifici per un dottorato. E ovviamente è un dottorato molto diverso che farlo in accademia, è un dottorato di tipo industriale in un certo senso, quindi molto più applicato, però c'è sicuramente la possibilità di farlo qui. E così facendo si diventa anche parte di un ambiente che include tantissimi ricercatori in tantissimi campi diversi. Quindi, secondo me, è un posto assolutamente da valutare per fare un dottorato, se uno è interessato alla parte più applicata della scienza. Prima di parlare un po' di quali siano anche le differenze che magari hai notato tra lavorare dove lavori adesso, insomma, e fare ricerca nel mondo accademico, pensando un po' anche a chi ci ascolta, mi interesserebbe capire se avete anche
offrite la possibilità magari di fare internship o qualcosa di un po' più a breve, di breve durata, magari uno vuole farsi il periodo all'estero e vuole anche sperimentare questo tipo di cose. Sì, no, ci sono anche queste possibilità, certo. Ci sono alcune università con cui abbiamo degli accordi bilaterali. Non ho No, è chiaro. la visione completa di quale università, però anche uno fosse interessato a venire privatamente, in un certo senso, questo è possibile. In genere non offriamo compensazione per questo tipo di internship. A meno che non siano offerte da delle borse date all'università, tipo l'Erasmus o se esiste un equivalente per un internship. Quindi in genere chi vuole venire a fare un'esperienza può farlo, ma è generalmente a carico della persona. Ci sono sia delle posizioni, ci sono possibilità, non tanto posizioni, ci sono possibilità sia di internship di 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi, qualcosa del genere, che anche lavori come summer student, come studente estivo, qui magari stiamo parlando di 3 settimane, 1 mese durante l'estate. Sì. Il nostro programma di summer student è estremamente popolare. Mi sembra che quest'anno stiamo iniziando a ricevere i primi summer student adesso. Mi sembra che abbiamo avuto oltre 300 richieste di summer student, ne abbiamo presi più o meno un centinaio. Ok. Quindi esatto, se vi interessa anche sia provare a vivere in Norvegia anche come esperienza che non è da sottovalutare, insomma, per arricchirvi in Assolutamente, generale, che anche per assolutamente. vedere cosa voglia dire lavorare in un centro come Sintef, insomma, consideratelo e fate un giro, insomma, sulla pagina. Abbiamo appena avuto due studenti che sono venuti dal Canada, sono stati con noi 4 mesi. Avevamo ovviamente delle cose da fargli fare su un progetto, ma sono stati talmente tanto bravi che siamo riusciti a estendere il lavoro che volevamo fare rispetto a quello che ci avevamo pianificati, e siamo addirittura arrivati a scrivere una nuova pubblicazione assieme a loro, e abbiamo sottomesso la pubblicazione ad una conferenza. Adesso stiamo aspettando che la peer review faccia il suo lavoro, però queste sono anche possibilità che, se vai semplicemente a fare un internship in una compagnia qualsiasi, non hai. Qui appunto sei in un ambiente di ricerca con ricercatori, quindi anche questi qui sono due studenti che sono nella loro triennale e di fatto hanno già scritto la loro prima pubblicazione assieme a noi, quindi è qualcosa di speciale. Ah, esatto, è una grande occasione, poi uno può sfruttarlo magari in parte anche per la tesi, insomma, cioè, ci sono mille modalità in cui uno può usare questa esperienza, insomma. Certamente. Ok, per non rubarti troppo tempo ti No, faccio non c'è un problema. paio di domande, insomma. Certo. Questa è anche una domanda che mi interessa particolarmente, ovvero qu quali sono le differenze che hai notato? Immagino che ti piaccia il mondo del lavoro in Sintef, insomma, perché lavori ancora lì. Quindi, quali sono le differenze che hai notato nel modo in cui ci si approccia a un problema o comunque alla ricerca in accademia rispetto a Sintef, quindi un centro di ricerca più vicino all'industria, magari? Ci sono tante differenze. Sì, quindi. La prima, e forse la più ovvia, è che in accademia tu puoi fare ricerca su praticamente quello che vuoi. Se tu hai una buona idea, la puoi semplicemente provare e ci puoi spendere mesi, no? Cioè, puoi leggere una pubblicazione e dici: ah, oh, questa è una buona idea, ma posso magari applicarla a quell'equazione o a quel problema o a quella cosa, e ti metti lì e lo fai. Se funziona bene, se non funziona, amen. Mentre qua, essendo vicini all'industria, avendo ovviamente i nostri clienti sono delle industrie, non è che possiamo fare ricerca su quello che vogliamo, dobbiamo fare ricerca su qualcosa che è utile per il cliente, principalmente. Quindi questa è forse la più grande differenza. E anche il fatto che non possiamo provare qualsiasi idea ci viene in mente solo perché è interessante. Oh, okay, che idea figa, voglio provare a farlo. Deve essere qualcosa che in un certo senso crea valore per il cliente, perché poi è il cliente che ci paga, no? Io uso la parola cliente molto apertamente. Qua stiamo parlando sia di industrie che magari scrivono un contratto di ricerca con noi direttamente, quindi effettivamente loro pagano le nostre ore di lavoro e i risultati che produciamo, oppure può anche essere il bando di concorso del Consiglio della Ricerca Norvegese che vinciamo,
ma che comunque richiede un partner industriale a cui dare dei risultati. Quindi Quindi come dipendenti di Sintef attivamente andate a cercare questo tipo di clienti. Cioè non è che questo. arrivano da qualche fonte esterna, diciamo, e voi lavorate su quello che Entrambe. arriva, insomma. Entrambe. Allora, diciamo che la maggior parte siamo noi che attivamente andiamo a cercare o il cliente che magari conosciamo, su cui sappiamo che okay, quello che possiamo fare è rendere il suo processo migliore, più efficiente. Conosciamo, siccome ci sono tantissime persone che hanno molta esperienza, abbiamo contatti nell'industria, conosciamo le problematiche e quindi magari sappiamo, possiamo proporre come queste problematiche potrebbero essere risolte. Oppure andiamo a cercare noi i bandi di concorso che sono aperti. Non so, c'è un bando di concorso sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale per l'ambiente. Ok, allora ci mettiamo a tavolino noi, diciamo, ok, quale idea potremmo avere qua? Potrebbe esserci questa cosa qui per, ad esempio, un progetto su cui sto lavorando adesso, usare un modello di machine learning, intelligenza artificiale, per classificare il suono degli uccelli, il cinguettio degli uccelli, per capire che specie. E quindi poi usare questo per controllare che specie sono attive in un'area, se ci sono delle specie che sono rare e quindi magari devono essere protette, se c'è un'attività umana vicino, ad esempio, vicino a un'autostrada, oppure se c'è un cantiere che viene aperto che devono costruire qualcosa, in che modo questo influenza la fauna, locale. E quindi questa è un'idea, tu dici ok, la scriviamo, troviamo un partner industriale o un partner in un settore di, non so, biologia oppure natura, scriviamo questa proposta di progetto insieme, la mandiamo al Consiglio della Ricerca Norvegese, che la valuta e decide se allocare dei fondi E per questa ricerca oppure no. Questo è un altro questo è un grande caso che meccanismo facciamo. abbastanza vicino comunque anche a quello dell'università, insomma. Sì, esatto, Però molto magari simile. c'è meno la parte di cercare un'azienda o qualche partner Sì, industriale. esatto, sì. E poi ovviamente c'è anche la parte dove è l'azienda stessa che prende contatto con noi, perché Sintef è una realtà molto conosciuta, come ho detto, è una delle più grandi aziende di ricerca in Europa, quindi molto spesso capita che l'azienda stessa prende contatto e dice, ehi, abbiamo questo problema, ci potete dare una mano a risolverlo, ad esempio. Sì, sanno che avete le risorse per farlo, quindi. Esatto. E questa differenza è forse la differenza più grande con l'industria, con l'accademia. Ovviamente anche questo comporta anche avere delle scadenze, perché il progetto finisce, perché il cliente vuole avere dei risultati, perché ci sono tutta una serie di checkpoint all'interno del progetto dove devi avere qualcosa da far vedere, mentre in università la cosa è molto più rilassata da questo punto di vista, cioè tu puoi startene lì, fare la tua ricerca, se funziona bene, se non funziona bene. Qui se non funziona, ok, sì, è ricerca, quindi nessuno si aspetta che le cose funzionino. Come per magia, un sacco di cose che facciamo non funzionano semplicemente perché stiamo provando cose che non ha mai provato nessuno a fare, quindi non sappiamo esattamente il risultato. Però in ogni caso dobbiamo gestire la cosa con una strategia che comunque crea valore per il nostro cliente, indipendentemente dal fatto che poi la grande idea di ricerca abbia funzionato o meno. Sì, quindi quantomeno avere una base che fornisce dei risultati, poi si prova magari a ottenere qualcosa in più, appunto. Sì, anche ad esempio, sì. O Sì, ok. magari provare due strategie diverse per risolvere lo stesso problema, dove una è in un certo senso già collaudata, sa che funziona, mentre l'altra è molto più Sì, di più ricerca. sperimentale, insomma. E da quello che mi hai detto prima, comunque non manca la parte più di pubblicazione, no? Cioè, nel senso, quanto mi hai detto, almeno per l'esperienza di questi ragazzi canadesi, sembra che Esatto. magari Anche c'è qui meno questa è un'altra. Sì, pressione, magari, non lo so, di pubblicare o. c'è meno pressione che in accademia, sicuramente, anche se comunque l'azienda Sintef ha un obiettivo di pubblicare, che è un obiettivo abbastanza elevato, però ce l'abbiamo come per motivarci a pubblicare. Però Sì. un'altra grossa differenza riguardo le pubblicazioni rispetto all'ambiente accademico è che lavorando con partner industriali su progetti industriali, molto spesso semplicemente non è possibile pubblicare. Perché c'è un certo livello di segretezza nelle cose che devi fare, magari il cliente non vuole, semplicemente non vuole pubblicare i dati che sono stati usati.
o magari non vuole pubblicare esattamente come il metodo, come è fatto, perché ovviamente c'è una concorrenza che poi Se si non vuole avvale del dare vantaggi metodo. ai competitor. Sì. Chiaro. Quindi anche la parte di pubblicazione è un po' più complicata che in accademia, dove puoi semplicemente pubblicare tu quello che vuoi, però comunque pubblichiamo, Sinted pubblica centinaia di pubblicazioni ogni anno. Sì. Infatti è per quello che mi sembra molto interessante come mondo e come soluzione, l'avevo considerata, insomma, e la considererò in futuro. Per ora ho Certo. detto di fare un postdoc, ma Certo. vedrà. E quindi più o meno queste erano un po' le domande che volevo farti in linea di massima, poi altre hai risposto tu in maniera indiretta. Quindi. Però per chiudere vorrei chiederti un'ultima cosa, ovvero. Cos'è che diresti al Filippo del passato come consiglio, o comunque un altro ragazzo o ragazza che sta iniziando un po' il percorso universitario nel mondo della matematica, magari anche con la paura che, come dicevi tu, gli piace, però sembra che o vai a insegnare o vai a cambiare, a fare una professione in cui non userai nulla di quello che hai imparato, insomma. Sì, Sappiamo che non certo. è così, viste queste interviste e molte altre, No, però c'è assolutamente una no. paura, no? No, assolutamente no. Anzi, io credo che studiare matematica apra molte più porte di studiare tantissimi altri campi. Perché la matematica è talmente tanto pervasiva in un sacco di applicazioni dove se tu guardi gli annunci di lavoro. Qualsiasi tipo di lavoro da un punto di vista scientifico nelle richieste che loro hanno è un studio in matematica, fisica o related topics. Perché Sì. queste sono come si dice, materie che si applicano in qualsiasi cosa, e non è tanto il fatto che io ho studiato l'equazione di Wittam che mi ha dato il lavoro che ho adesso. Ma il fatto che io ho studiato scienza dura, che ti fa ragionare in un certo modo. Una persona che guarda il tuo curriculum e c'è scritto che hai un dottorato in matematica vuol dire che tu sai affrontare un problema sia da un punto di vista puramente astratto che da un punto di vista applicativo, sei bravo con il ragionamento. Queste sono cose che si applicano in qualsiasi campo di scienza uno voglia lavorare. Non solo in ricerca, non solo in educazione, ma anche in tecnologia. Poi adesso, ovviamente, con l'avvento dell'intelligenza artificiale e di un sacco di posizioni in questo campo, noi siamo 12 nel mio gruppo, ce n'è solamente uno che ha una laurea in intelligenza artificiale, perché sono campi molto eterogenei da un punto di vista di conoscenze, che richiedono le conoscenze differenti ma la conoscenza matematica è fondamentale, cioè siamo 12 e solamente uno che ha fatto intelligenza artificiale, ma tutti gli altri siamo in tre che hanno fatto matematica, siamo in due che hanno fatto fisica, uno che ha fatto biotecnologia, credo, se mi ricordo bene, uno che ha fatto computer science, cioè la conoscenza matematica è alla base di tutte queste discipline, quindi io tornassi indietro, ridirei a Filippo. Boh, quando stiamo parlando adesso di 16-17 anni fa, di rifare matematica sicuramente, senza ombra di dubbio. Forse gli direi di buttarci dentro un po' più di finanza, perché è un ambiente che a me interessa molto e che non ho mai avuto la possibilità di fare, ed è un ambiente dove, anche qua, di fatto girano un sacco di soldi e questa è una cosa della vita. Quindi non mi dispiacerebbe sapere un po' più finanza per poi eventualmente avere un lavoro come quantitative analyst, ad esempio, che è un lavoro che non sapevo neanche esistesse quando ero alla triennale o neanche alla specialistica. Quantitative analyst, probabilmente uno dei lavori meglio pagati al mondo, però dall'altra parte uno deve anche valutare se vuole avere quel tipo di pressione, perché è un lavoro dove ti spremono veramente. Però al Filippo di qualche anno fa gliel'avrei detto di studiare un po' più di finanza giusto per Per non vedere se poi escludere capita quell'opzione. un'occasione. Esatto. Sì. Ottimo, molto interessante, sono d'accordo, insomma, con quello che dici.
Quindi grazie mille per tutte le risposte, insomma, hai spaziato molto e ho capito anch'io parecchie cose utili anche sul mondo della ricerca in generale. Quindi ti ringrazio per essere venuto intanto e non so se vuoi salutare tu in qualche modo e se no ci vediamo No, alla prossima. grazie mille di avermi ospitato in questo spazio e spero che le mie risposte possano essere state utili anche agli ascoltatori, a quelli che ci ascoltano e ci vedranno. E a voi che state ascoltando vi dico semplicemente non fatevi problemi a mandarmi un'email se vi dovesse servire qualcosa. Perfetto, magari metto giù in descrizione qualche dettaglio sia sull'azienda Sintef che su Filippo che mi darà lui, insomma, Sì, ma cioè, nel quello che senso vuole se... condividere, insomma. Se cercano il mio nome su Google sicuramente trovano la mia email, quindi anche senza metterla dentro nei commenti di YouTube che poi mi riempiono di spam, però se qualcuno è interessato possono semplicemente cercarmi e mi trovano. Perfetto. Grazie Allora, mille. grazie sia a chi ha guardato che a Filippo. Grazie mille. Ciao ciao.